In diretta sempre da Palazzetto dello Sport, la partita è finita da pochissimi minuti, sto ancora esultando, qualche minuto fa stavo esultando sul finale di questa partita, felice, abbiamo vinto e mosso la classifica finalmente, meritavamo questo momento. Sì, dopo tre partite di magra e soprattutto giocate malissimo, finalmente abbiamo dimostrato quale può essere la nostra potenzialità in questo campionato quando giochiamo di squadra. Sono contento soprattutto per aver dimostrato ai ragazzi il valore di questa squadra, perché quando giochiamo in questa maniera veramente possiamo essere inarrestabili. Ho osservato più che la partita anche te, Felice, oggi nella partita, perché ho visto che eri molto concentrato, eri attento a chiamare la concentrazione in ogni momento della partita, anche quando eravamo in vantaggio di 20 punti, tutti quanti i tuoi ragazzi. Sì, perché uno dei nostri difetti è proprio quello di perdere la concentrazione durante la partita, di avere dei blackout in campo e imbarcare punti poi difficili da recuperare. Non è successo e questo è un plauso ai ragazzi che hanno tenuto la concentrazione nonostante il vantaggio di 20 punti, abbiamo continuato a giocare, abbiamo soprattutto tenuto alta l'intensità in difesa e in attacco. Questo è quello che di cui avevamo parlato in allenamento ed è quello di cui sono contento veramente di aver visto in campo. Non solo, io aggiungerei anche massima concentrazione da parte di tutto il roster, perché tu hai chiamato oggi in causa, hai chiamato all'appuntamento davvero tutti quelli della tua panchina e tutti hanno risposto benissimo all'appuntamento. Sì, sono contento soprattutto di questo. È normale che in alcune partite è difficile far giocare tutti, mettere in campo tutti i giocatori per quello che succede in campo, per il punteggio, per tante cose, anche per errori dell'allenatore, perché si sbaglia anche da coach. Sono contento per chi è entrato dalla panchina e ha fatto molto ma molto bene, tipo Nicola Basanisi. Sono contento del canestro di Arno, i primi due punti del campionato, e l'idolo di ragazzino di casa che fa canestro è una cosa importante, soprattutto in penetrazione fatta bene, giocando uno contro uno e non due punti regalati. Quindi sono veramente contento, soprattutto per la doppia cifra di Nicola Basanisi. Ad ognuno il suo. Grosso merito tuo, perché in un momento importante della partita decidi di estrarre dal cilindro Arno. Io non credo che tutti gli allenatori facciano una cosa del genere. Prendere un ragazzo giovanissimo, buttarlo in una partita importante, perché alla vigilia era una partita importante che si serviva per dare una svolta. Beh, avevamo 4 minuti sul cronometro e 20 punti di vantaggio, era il momento giusto per metterlo in campo, per farlo crescere. Sono momenti che ragazzi piccoli come lui hanno bisogno di vivere in campo per poter crescere mentalmente e anche tecnicamente. Non posso non mettere in campo Arno in quella condizione, perché significherebbe non dare la possibilità a un ragazzo che si impegna, che viene a fare gli allenamenti, che fa le statistiche quando non gioca. E non dare questa possibilità sarebbe stato veramente una cosa bruttissima per Felice, me. Adesso ti lascio, però insomma bisogna ripartire da qui, non bisogna mai adesso mollare e partire da questa partita per cercare di fare qualcosa magari di più bello in proseguo. Bisogna partire più che da questa partita e dalla vittoria, che è pure importante, bisogna partire da questo modo di giocare, dal fatto che siamo 10 persone che possono entrare in campo e cambiare la partita, Nicola Basanisi l'ha dimostrato, ma soprattutto 10 persone potenzialmente pericolose, e quindi che non solo una persona può portare l'acqua al mulino, ma siamo in 10 che possiamo andare, 5 persone oggi sono andate in doppia cifra e questo la dice lunga. È importante. Grazie Felice, grazie, ti lascio ai festeggiamenti per la partita e porto qua colui che è stato il protagonista, Nicola Basanisi. Oggi mi hai fatto sgolare, perché insomma ho urlato il tuo nome più volte, non ero abituato a gridare tante volte Nicola Basanisi, non per colpa tua chiaramente, ma anche un po' per sfortuna. Insomma, oggi una partita praticamente perfetta nei minuti in cui hai giocato. Sì, io diciamo sono più contento perché è arrivata la prima vittoria della stagione. Poi per la prestazione mi alleno duramente tutta la settimana per questo e sono contento che oggi, quando sono stato chiamato in causa, sono riuscito a dare il mio contributo alla squadra. Allora, io ho visto prima della partita, Nicola, eravate davvero concentrati, quasi quasi non avete nemmeno notato la presenza del pubblico, nemmeno quella mia, che è difficile, insomma, perché io vado a salutare davvero tutti. Eravate concentrati, è stata l'arma in più quest'oggi? Sì, eravamo concentrati perché non ci potevamo permettere un altro passo falso e
è stata la dimostrazione oggi che quando ce la mettiamo tutta, quando giochiamo di squadra, riusciamo a far divertire, riusciamo a divertirci e portare a casa la vittoria. Allora Nicola, il gruppo abbiamo capito che è forte, adesso sì. Bisogna continuare così. Sì, bisogna continuare così e spero che sia la prima di una lunga serie di vittorie come l'anno scorso. Va bene, adesso ti ringrazio, grazie. Ti lascio la doccia perché insomma è una battuta anche dal presidente, insomma. Lo tiro da tutte le sue fans, da tutte le sue tifose, insomma, non ridere perché insomma qua abbiamo davvero... Gli è arrivato il sorriso finalmente. Oh, finalmente, guarda, la cosa più bella, finalmente. La cosa più bella di oggi è guardare e vedere sorridere Felice Carano, i giocatori, le tifose e il presidentissimo, che insomma settimana è difficile tenerlo su di morale. Penso, oggi con le lacrime sugli occhi possiamo dire che abbiamo vinto e abbiamo mosso la classifica. Sì, abbiamo vinto meritatamente perché abbiamo giocato veramente di squadra, quello che è mancato soprattutto a Foggia. Non dico in casa col Bari a noi catta, perché anche lì abbiamo perso di un punto, sta benissimo, ma a Foggia non c'eravamo proprio con la testa. La riunione di Carano, un po' di discussione tra di noi, ci siamo parlati, ci siamo capiti, alla fine siamo rinati e per fortuna siamo quelli dell'anno scorso. Adesso tutti uniti, come dico io, nello sport uniti si vince, nel basket uniti si vince, uniti dobbiamo continuare su questa strada. Sì, dobbiamo continuare a essere uniti, come ben detto tu, soprattutto ad allenarci come abbiamo fatto questa settimana, tutti e 10, nessuno è mancato all'allenamento. C'è stata veramente una grande sterzata da parte di coach Carano, una bella strigliata a tutti, dal capitano al più piccolo, ad Arno, che oggi è entrato, l'ha premiato e anche realizzato. Queste sono le soddisfazioni che a me rendono veramente felice, a me, tutto il gruppo e tutto lo staff. Felici in tutti, da tutti i punti di vista, guardate questo simbolo, oggi abbiamo ricordato e sensibilizzato la gente alla lotta contro questo tumore terribile che è quello al pancreas. Se volete potete continuare ad elargire somme di denaro, anche piccole, e avrete in regalo una rosa. Complimenti anche per aver dato la disponibilità della tua associazione a questa lotta importante, sì. Per la lotta al tumore al pancreas. Oggi qua c'erano un bel po' di signore, di donne molto sensibilizzate dal problema. Davvero complimenti, presidentissimo, rimani comunque l'unico presidentissimo. Abbiamo vinto, abbiamo mosso la classifica. Questo è davvero tutto da questo felice palazzetto dello sport oggi qui a Canosa, una bella vittoria della Canusium Basket sull'Avistrani. E chi ben comincia, voglio dire, insomma, è a metà dell'opera. Da oggi abbiamo cominciato un nuovo campionato. Sì, iniziamo a scavalcare questa grande salita che sicuramente il Bari avrà vinto ed è l'unico a punteggio pieno. Adesso piano piano ci rifacciamo e ce l'andiamo a prendere questo Bari. Va bene, ce lo andiamo a prendere, come l'anno scorso avevamo deciso di prendere San Severo, vediamo, quest'anno ci proviamo, ci proviamo. Va bene, questo è tutto, adesso vi auguro una buona serata, anche il nostro operatore Vito Pagano vi saluta e vi diamo l'appuntamento alle prossime, sempre e solo, ricordo, su I Love Canosa. Ciao a tutti.